cosa succede quando si muore? Secondo la teologia cattolica si va in paradiso o all'inferno, ma per arrivarci bisogna passare attraverso uno stadio intermedio chiamato purgatorio. Questo luogo è strettamente associato al cattolicesimo, ma sapevate che deriva dalle tradizioni pagane, dove l'anima viene giudicata e purificata? Come molti concetti pagani sulla morte e l'aldilà, il purgatorio è un luogo che offre una via di salvezza. Sebbene all'inizio fosse solo uno stato dell'essere per le anime, che non erano né totalmente buone né totalmente malvagie, nel Medioevo papi, chierici e teologi ne ampliarono il ruolo nella Chiesa cattolica e definirono il purgatorio come un luogo specifico tra il paradiso e l'inferno. D'altra parte, gli autori e gli artisti medievali hanno ulteriormente dettagliato questo luogo misterioso. Se leggete l'intera Bibbia, non troverete alcun riferimento al purgatorio, perché è stato sostanzialmente inventato nel Medioevo. Questo è ciò che vedremo nel video di oggi. Il termine purgatorio fu usato per la prima volta in un testo del XII secolo, Tractatus de Purgatorio Sancti Patrici, un testo del XII secolo attribuito a H. de Saltrey. L'autore era probabilmente un monaco irlandese che riferiva una tradizione ecclesiastica irlandese in cui il cavaliere irlandese Owain visitava il purgatorio di San Patrizio. Owain era impegnato nelle sue dispute cavalleresche medievali, ma un giorno si allarmò per le sue stesse azioni, in particolare per quelle commesse durante la guerra civile sotto il regno di Re Stefano. Cominciò a temere il suo destino eterno. Mentre contemplava le sue azioni malvagie, si confessò al vescovo e si punì per ottenere il perdono e la riconciliazione. Owain era così pentito che disse al vescovo che sarebbe andato al purgatorio di San Patrizio per ottenere l'assoluzione. Il vescovo gli disse che non era necessario. Raccomandò invece al cavaliere di digiunare e pregare. Owain, che voleva andare in purgatorio, entrò in un buco buio e orribile con la speranza di vedere il paradiso dall'altra parte. Per Owain, il purgatorio era un mezzo per raggiungere un fine. Sopportò il purgatorio ispirato dalla promessa di salvezza. Secondo il testo del XII secolo, San Patrizio ricevette da Dio una guida divina sul purgatorio. Il santo era un missionario cristiano vissuto da qualche parte nel V secolo che voleva salvare gli irlandesi dal paganesimo. Ma l'irlandese non si sarebbe convertito al cristianesimo se non avesse potuto visitare l'altro mondo e tornare indietro. Secondo una versione di questa storia, una notte, mentre il santo dormiva, ricevette la visita di Dio che lo portò in un luogo scarno e brullo. La guida divina gli mostrò un fossato e gli disse che chiunque fosse entrato e avesse trascorso lì un giorno e una notte sarebbe stato assolto dai suoi peccati. Quando San Patrizio si svegliò, davanti a lui c'erano un libro e un bastone, lasciati da Dio come simboli della sua autenticità. Anche se i dettagli della storia cambiano a seconda delle fonti, in ogni caso San Patrizio ricevette la conoscenza divina e fu lui a trovare l'ingresso del purgatorio. Pertanto il purgatorio di San Patrizio divenne sempre più importante durante il Medioevo, ma i primi padri della Chiesa discutevano l'idea di base di uno stato come il purgatorio già prima del Medioevo. Nell'antichità, Sant'Agostino sosteneva che ci sono alcuni che si sono allontanati da questa vita, che non sono né così cattivi da essere considerati indegni di misericordia, né così buoni da avere diritto a una felicità immediata. Egli identificò le anime che venivano trasportate nell'aldilà, ancora macchiate dal peccato, ma che erano degne di essere purificate. Suggerì che ciò sarebbe avvenuto in uno stadio intermedio. Un secolo dopo, Sant'Isidoro di Siviglia sottolineò questa idea, basandosi sul libro di Matteo 12:32, che afferma che chiunque dica una parola contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questa età né in quella a venire, per giustificare l'idea che alcuni peccati saranno perdonati e purificati da un certo fuoco purificatore tra questa vita e la prossima. In entrambi i casi, la purificazione dell'anima avveniva dopo la morte, ma non in un luogo fisico. Il purgatorio, come sarebbe diventato noto, accoglieva diversi peccatori le cui anime dovevano essere salvate. Ma nei testi del XII secolo il purgatorio acquisì un luogo fisico. All'epoca si sosteneva che il purgatorio si trovasse a Station Island nel Lough Derg, nella contea di Donegal. Una volta arrivati lì, i pellegrini dovevano trascorrere 3 giorni di digiuno senza dormire
esponendosi al freddo. Che ci si creda o no, ancora oggi quasi 15.000 persone visitano il sito per sottoporsi a queste privazioni. La crescente popolarità del Purgatorio di San Patrizio nella letteratura cristiana rifletteva la proliferazione di questo concetto. I contributi di padri della Chiesa, come Sant'Agostino, e le esperienze di uomini santi, come San Patrizio, furono sintetizzati per definire il Purgatorio come una verità cattolica romana. Tra la tarda antichità e il Medioevo, lo sviluppo religioso e culturale del Purgatorio si espanse nella letteratura penitenziale e nei commenti sulla purificazione post-mortem dell'anima. Il Purgatorio era uno stato intermedio tra la vita e la salvezza, dove l'anima sarebbe stata purificata dal peccato. Secondo lo storico Jacques Le Goff, il Purgatorio, o terzo luogo, emerse come alternativa alle credenze dualistiche su cielo e terra. Le Goff sosteneva che in questo luogo le anime venivano lasciate tra la morte dell'individuo e il giudizio universale, in modo che alcuni peccatori potessero essere salvati, molto probabilmente sottoposti a qualche tipo di giudizio. I collegamenti tra il Purgatorio di San Patrizio e la concezione cristiana di uno stato intermedio sono cresciuti grazie agli scritti dei cronisti medievali. Per esempio, il cronista del XII secolo Gerald del Galles scrisse del Purgatorio di San Patrizio come di un luogo pieno di spiriti maligni, dove gli individui venivano crocifissi tutta la notte con gravi tormenti, continuamente afflitti da molte pene indicibili e da acqua e altre cose. Dopo aver superato questa fase, l'individuo non avrebbe dovuto sopportare le pene dell'inferno, a meno che non avesse commesso qualche peccato molto grave. Quando il Purgatorio si consolidò nella tradizione cristiana, il dibattito si concentrò sulla sua descrizione piuttosto che sulla sua esistenza. Le preghiere per i defunti facevano parte della pratica cristiana, secondo il calendario cristiano e i santi. Un modo per diminuire il tempo trascorso in purgatorio era quello di pregare. Negli ambienti monastici, uomini e donne erano incaricati di aiutare i morti nella loro ascensione al cielo. Questo aspetto divenne sempre più preoccupante man mano che le immagini del purgatorio diventavano sempre più terribili. Non esistevano indicazioni chiare su quanto tempo l'anima di una persona potesse rimanere in purgatorio. Anche il numero di preghiere era difficile da valutare. Pertanto furono sviluppati altri metodi per diminuire il tempo trascorso da una persona in purgatorio. Un altro modo per diminuire il tempo trascorso in purgatorio erano le indulgenze. All'inizio dell'XI secolo sono state introdotte varie indulgenze, che inizialmente erano preghiere, ma che presto sono state abbinate a donazioni in denaro alla Chiesa. Fino ad allora le indulgenze non purificavano completamente l'anima. Tuttavia, Papa Urbano II offrì un'indulgenza completa ai crociati quando annunciò la prima crociata del 1095, il perdono assoluto a chi si fosse messo in viaggio per liberare la Terra Santa. Con il passare del tempo, le indulgenze divennero sempre più legate al denaro. Nel 1344, ad esempio, Papa Clemente VI concesse 200 indulgenze complete ai cattolici della sola Inghilterra. Nel XIII secolo, sotto Papa Innocenzo IV, il Purgatorio fu definito all'interno della Chiesa Cattolica Romana. Secondo il Papa, il Purgatorio era un luogo di purgazione, secondo le tradizioni e l'autorità dei Santi Padri. Dopo che Papa Innocenzo IV chiarì cosa fosse il Purgatorio e come funzionasse all'interno della Chiesa Cattolica Romana, studiosi e chierici continuarono ad ampliare il concetto. Con resoconti visivi e scritti sempre più articolati e specifici sul purgatorio, il passaggio da un semplice concetto a un luogo reale fu completato entro il XIII secolo. Ma il purgatorio acquisiva un'immagine orribile. Nel tardo Medioevo veniva descritto come un fuoco che consuma e purifica, ricordando che dopo il giudizio il fuoco scenderà con i dannati all'inferno. Le persone erano incoraggiate a fare di tutto per abbreviare la loro permanenza in purgatorio, per paura di non poterne uscire. Poeti, menestrelli e scrittori portarono la nozione di purgatorio ancora più in là, recitando versi che parlavano di fuochi lancinanti e grida di dolore. Ma c'era una speranza. Se qualcuno aveva fatto il suo dovere, si credeva che non gli si potesse impedire di andare direttamente in paradiso. Secondo Jacques Le Goff, il sostantivo purgatorio non fu usato comunemente fino alla fine del XII secolo, quando fu reso popolare dai teologi delle università parigine.
i teologi dell'Università di Parigi, molti dei quali erano frati francescani o domenicani, discutevano le questioni relative al purgatorio e ai benefici che offriva all'anima. San Tommaso d'Aquino era uno di loro. Se la Chiesa e la teologia hanno consolidato il concetto di purgatorio, la letteratura ha avuto il compito di descrivere nei dettagli quel luogo. Quando Dante Alighieri scrisse la Divina Commedia, già nel XIV secolo, descrisse narrativamente un viaggio attraverso l'inferno, il purgatorio e il paradiso. I dettagli, le immagini e le visioni riflettevano l'idea che lo scrittore aveva del mondo medievale e contribuivano alla percezione della vita dopo la morte. La seconda parte della Divina Commedia, il Purgatorio, conteneva 7 livelli, ciascuno corrispondente a uno dei 7 peccati capitali. Presentata come una montagna su un'isola, la presentazione del Purgatorio da parte di Dante era promettente. Il suo lavoro e quello di altri hanno consolidato l'idea che il Purgatorio fosse un luogo fisico, non solo un etere teologico dove l'anima rimaneva indefinitamente. In seguito il Purgatorio fu usato dalla Chiesa per raccogliere molto denaro attraverso le indulgenze. Questo fatto non era ben accettato da tutti. Cominciarono ad emergere personaggi come Lutero, che volevano riformare e moralizzare la Chiesa. In risposta, la Chiesa cattolica attuò la Controriforma. Il Concilio di Trento della metà del XVI secolo, organizzato dalla Chiesa, fu soprattutto una risposta alle critiche. Nell'ambito della Controriforma, il Concilio di Trento si svolse tra il 1545 e il 1563, dove vennero fatte delle riforme e vennero confermate diverse dottrine. Inoltre il Concilio affermò l'esistenza del Purgatorio.